Siamo in compagnia di coach Marco Andreazza del Golfo Basket Piombino. Dopo una partita molto intensa, Piombino ha resistito per 3 quarti e mezzo. Poi cosa è successo, coach, contro questa Fiorentina Basket? Ma è successo che sapevamo che loro sono una squadra di grandissima esperienza e di grandissima qualità, con tante frecce al loro arco, e siamo stati bravissimi a rispettare il piano partita, soprattutto quello difensivo, come hai detto te, per 3 quarti e poco più. Poi un paio di canestri da fuori dei loro lunghi, che avevamo anche messo in preventivo di poter subire, ci hanno scoraggiato oltre il lecito, e poi abbiamo commesso l'errore, un po' anche dovuto alla stanchezza di 3 partite in una settimana, di fermare la palla in attacco e schiantarci contro la loro fisicità, cosa che da freschi mentalmente e fisicamente nel primo tempo invece non avevamo fatto, e i 41 punti segnati nel primo tempo erano testimonianza di questa cosa qua. Fiorentina ha sicuramente vinto con merito, forse i 18 punti forse sono anche un po' troppi per quello che si è visto in campo, però le grandi squadre nel momento di difficoltà non ti perdonano, e loro non ci hanno perdonato, segnando sempre nel momento clou della partita. Che campionato aspetta Piombino da qui in avanti? È una squadra molto giovane, un gran progetto. Sì, noi cerchiamo di vivere la giornata sapendo che, come per tutti, ma per noi in modo particolare, il lavoro è quello che alla lunga dovrà pagare. In questo momento abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, poi, come ho detto anche alla squadra in sede di preparazione della partita, non è un disonore venire qua e perdere, non è un disonore venire qui e perdere lottando. Probabilmente per poter puntare a delle posizioni nobili di classifica dobbiamo ancora crescere, però siamo qui apposta, il gruppo è sano, il gruppo lavora, e quindi siamo contenti per quello che abbiamo fatto finora, e il lavoro è quello che ci deve guidare da qui alla 30ª giornata. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo anche a voi.